Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Quest'anno lo abbiamo dedicato a parlare degli aspetti tecnici del world building e della realizzazione del mondo. Ora che siamo in chiusura di stagione, però, è rimasto ancora un argomento importante di cui parlare, che però riguarda più gli aspetti narrativi del mondo di gioco che i suoi aspetti più pratici. Prima di cominciare però una comunicazione di servizio. Nel momento in cui voi state guardando questo video, io probabilmente mi starò già dedicando ai progetti modellistici di agosto e poi dovrò cominciare a tirare giù una scaletta per la prossima stagione. In larga parte so già di che cosa parleremo, ho già anche cominciato ad accumulare del materiale per probabilmente una se non un paio di nuove rubriche. Però, dato che quest'anno fortunatamente sono riuscito a chiudere le cose un attimo in anticipo, c'è la possibilità di introdurre cose nuove. Quindi, se voi avete delle proposte, ogni tanto ne arrivano nei commenti, allora per fare le cose un po' più strutturate, se avete delle idee, delle proposte per i video, scrivetemi nei commenti qui sotto, dato che sono in anticipo, ho tempo anche per valutare se effettivamente sono cose possibili da fare e magari introdurle nella nuova stagione. Detto questo, torniamo a noi. Come ho già detto, ultimo argomento importante, il titolo lo avete visto, quindi questa settimana andiamo a parlare del perché è indispensabile che all'interno del mondo di gioco sia presente un conflitto. Di che cosa sia un conflitto narrativo ne abbiamo già parlato nel 45esimo episodio delle Fondamenta del Dungeon. Se non l'avete visto dovete andarlo a recuperare, vi lascio come sempre il link qua in alto, ma in questo video non starò a ripetermi. In quel video però abbiamo parlato del conflitto riguardante le linee narrative. In questo caso andiamo a parlare del conflitto interno dell'ambientazione. Sono due concetti che in larga parte si possono sovrapporre, ma non coincidono esattamente. Facciamo un esempio pratico che probabilmente chiarisce le cose più in fretta. Diciamo che all'interno della vostra ambientazione è presente un conflitto vero e proprio, un conflitto armato, una guerra tra due fazioni opposte. Questa guerra non necessariamente sarà il conflitto principale della quest che prende vita in quel mondo, non necessariamente i vostri giocatori dovranno porre fine alla guerra, in parole povere, e magari non saranno mai neanche direttamente coinvolti. Questo conflitto d'ambientazione però potrebbe essere un fulcro centrale attorno a cui ruotano altri conflitti di storia all'interno della campagna. In una quest i giocatori dovranno contrabbandare merci da una parte all'altra del fronte e quindi la presenza di una linea del fronte sarà il loro conflitto esterno, quello che dovranno superare per completare la quest. Uno dei giocatori potrebbe decidere che il suo personaggio ha subito un lutto a causa della guerra e questo lo ha segnato profondamente, quindi la guerra sarà la motivazione del conflitto interno di quel personaggio. I vari personaggi del party potrebbero avere opinioni diverse riguardo alla guerra, con qualcuno che è assolutamente contrario alla guerra in generale e altri che invece sono favorevoli alla guerra ma appoggiano magari fronti diversi. In nessuno di questi casi la guerra è il conflitto centrale della linea narrativa, ma il fatto che la guerra esista nell'ambientazione a cascata va a influenzare tutti gli altri conflitti di tutte le altre linee presenti all'interno della campagna. Ovviamente il conflitto dell'ambientazione non deve necessariamente essere un vero e proprio conflitto armato. Quale sia il conflitto dell'ambientazione dipende da quale sarà il tema centrale di quell'ambientazione. Se avete preparato il mondo di gioco affinché i vostri giocatori lo esplorino con i loro personaggi in un'epica quest di viaggio, il conflitto di quell'ambientazione riguarderà i pericoli dell'ignoto, la scoperta di nuove culture, cose del genere. Al contrario, una quest urbana investigativa potrebbe avere dei conflitti legati a qualcosa di più
civilizzato, comunque urbanizzato, non so, il contrasto sociale in una città dove c'è una fortissima disparità tra ricchi e poveri, ci sono fortissime tensioni sociali tra i due gruppi. Ora, questo magari non coinvolgerà direttamente i personaggi, ma magari le indagini che devono fare all'interno di questa città avranno sempre un sottotema di gente così povera che è costretta a delinquere per sopravvivere, o magari ricchi così potenti da ritenersi al di sopra della legge e poter fare quello che vogliono. Il conflitto centrale dell'ambientazione sarà presente nelle singole quest, anche se non direttamente legato magari al conflitto interno di uno dei personaggi. Non necessariamente deve esserci un singolo conflitto interno, anzi, riprendendo gli esempi precedenti, magari nel vostro mondo c'è un forte contrasto sociale che è poi sfociato in una guerra in piena regola e quindi ha costretto i personaggi a viaggiare per scappare da questa guerra. Ovviamente per ognuno di questi temi dovrebbe esserci una linea narrativa che lo riguarda, anche se questo non è esattamente necessario. Nel nostro caso, ad esempio, la guerra che è sfociata per i conflitti sociali potrebbe essere considerato un singolo conflitto e i giocatori dovranno porre fine ai contrasti sociali. E questo è il modo in cui porranno anche fine alla guerra. Avranno una sola semplice risoluzione del conflitto. Semplice. In parole povere, per quanto ci possano essere vari conflitti di ambientazione, solo quelli che sono effettivamente un ostacolo per il conseguimento degli obiettivi dei giocatori dovrebbero essere considerati dei conflitti narrativi. E quindi avere delle loro linee narrative dedicate. Normalmente è comodo stabilire una gerarchia dei conflitti con quello principale, quello più importante, che diventerà il conflitto principale dell'intero mondo di gioco, e gli altri a seguire sotto di lui. Continuando a seguire i nostri esempi, diciamo che il conflitto principale di quel mondo sia proprio la guerra. Di conseguenza, questo andrà poi a influenzare le linee narrative delle quest interne, in cui la guerra sarà sempre presente, ma poi ogni linea si concentrerà su qualcosa di diverso. Magari una quest proprio su come la guerra abbia portato alla disparità economica, come la guerra abbia costretto la gente a intraprendere un viaggio. Qualche settimana fa abbiamo parlato del mondo parco giochi. Ecco, in quel caso il tema principale del vostro mondo probabilmente sarà quasi sicuramente il viaggio, ma poi ogni singola area o zona del mondo che i giocatori visiteranno avrà un suo conflitto, magari indipendentemente dagli altri, che si mescolerà con il tema del viaggio. Va comunque detto che per quanto un'ambientazione possa contenere vari conflitti, è sempre meglio limitare le cose. Una quest che abbia un conflitto principale e magari due o tre conflitti secondari che vanno a integrarsi nelle varie quest, probabilmente sarà un lavoro apprezzabile. Una quest che abbia 12 conflitti che appaiono in maniera randomica nelle varie linee narrative non farà altro che mandare in confusione i giocatori e semplicemente in realtà non avrà alcun conflitto perché qualunque tema verrà coperto da tutti gli altri. Diciamo che per questo video è tutto, adesso la parola sta a voi, fatemi sapere come voi gestite i conflitti della campagna, se li considerate cose separate, se invece vi concentrate solo sui conflitti di linea narrativa, scrivetelo nei commenti qui sotto. Come ho detto all'inizio, scrivetemi anche le vostre proposte per argomenti da trattare nella prossima stagione. Non dico che metterò tutto, però quest'anno c'è la possibilità anche di fare questo. Per il resto, come sempre, se il video vi è piaciuto,
mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo al prossimo video.